Ciao ragazzi, benvenuti nell'episodio 10 cose che non sai su Misty, la capopalestra della palestra di Celestopoli, nonché amica ed ex compagna di viaggio di Ash Ketchum. Prima di iniziare vi voglio ricordare il precedente episodio 10 cose che non sai su Brock, perciò se non l'avete ancora visto, cliccate sul link in descrizione, oppure cercate nella playlist e vedetevelo. Adesso direi che è arrivato il momento di vederci questo bellissimo video su 10 cose che non sai su Misty. Misty è l'unica delle sorelle sensazionali a non avere un fiore come nome. Le altre tre si chiamano infatti Daisy, Lily e Violet. Notate come la faccia sia palesemente la stessa e cambino solamente i capelli. Qual è la vostra sorella sensazionale preferita? Fatemelo sapere nei commenti. E inviate un messaggio al numero 3, 4, 7, 5, 9, 4, 7, 2, 0. Per prenotare un incontro romantico con una di loro. Misty è l'unico personaggio principale della serie a possedere un Pokémon e la sua forma evoluta in squadra nello stesso tempo. È l'unico personaggio principale che possiede almeno un Pokémon assessuato in squadra, ne ha due, Staryu e Starmie. Misty è il primo personaggio principale a possedere un Pokémon di seconda generazione, Togepi. Il Pokémon uovo ottenuto da un uovo che si evolve in un uovo con le ali. Nei giochi e nel manga Pokémon Adventures, Misty è figlia unica. Perciò mi dispiace per voi, ma nei giochi non esisteranno i numeri di telefono delle tre sorelle sensazionali. Misty, come molti personaggi nel mondo dei Pokémon, ha cambiato abiti e forma col passare delle generazioni. Nei giochi di prima e terza generazione porta un bikini viola e ha i capelli raccolti, mentre nella seconda e nella quarta generazione, sopra il costume da bagno, porta un accappatoio, che nella quarta generazione si capisce essere di colore celeste. Inoltre in queste due generazioni ha i capelli sciolti, mentre in Pokémon Stadium ha i capelli rossi. L'assenza di Misty dalla sesta stagione in poi è considerato da molti il primo vero declino dell'anime Pokémon. L'ex direttore e storyboarder dell'anime Pokémon, Masamitsu Daka, ha dichiarato che nella serie dopo quella di Johto, Misty avrebbe fatto delle apparizioni, anche se non più come personaggio principale. Ma Yumi Izuka, la doppiatrice di Misty, ha affermato nel suo blog che Misty farà un'apparizione anche nella serie Diamond and Pearl. Però non appare in nessuna puntata, ma solo nella sigla d'apertura ha il touch. Anche se nell'anime Misty dice di avere 10 anni, nel manga ne ha 12. Anche se a me sembra avere più tra i 17 e i 25 anni. Soprattutto nell'artwork di Oret Gold e Argento Soul Silver mi sembra veramente grande. Secondo voi quanti anni ha Misty? Fatemelo sapere nei commenti. Misty è il personaggio di sesso femminile che ha accompagnato Ash per il maggior numero di episodi. Stiamo infatti parlando di ben 280 episodi. Per farvi capire, è il doppio di Serena, che ha accompagnato Ash per solamente 140 episodi. Il nome Misty deriva da Mist, che significa nebbia. Il nome giapponese Kasumi deriva da Kasumiso, nome giapponese della saponaria. Ma può anche riferirsi a Kasumi, nebbia, e Umi, che significa mare, essendo una capopalestra di tipo acqua. Il nome francese Ondine fa riferimento ad Ondina, una ninfa acquatica della mitologia tedesca. Il nome cinese Chao Chao deriva da Chao, che significa piccolo o giovane, e Cha, che si riferisce al roseo delle nubi durante l'alba o il tramonto. E penso che questo sia ricollegabile soprattutto al colore dei capelli di Misty, appunto tendenti all'arancione come lo stesso tramonto. Anche questo episodio è finito, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto e condividerlo con i vostri amici. Inoltre, se non siete già iscritti al canale, fatelo e attivate la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati sulla programmazione. Qual è stata la vostra curiosità preferita? Quale non conoscevate? Fatemelo sapere nei commenti. Inoltre scrivetemi anche il prossimo personaggio che volete nelle 10 cose che non sai su o chi. Da Edo96TV è tutto e ci vediamo in un prossimo episodio.